Allora, intanto ciao a tutti, benvenuti. E siamo qua oggi in questa. Ci siamo trovati un po' tutti assieme, quindi due gruppi famiglie delle due parrocchie, anche le giovani coppie, per cui il benvenuto è davvero per tutti. È bello che ogni tanto ci troviamo insieme e l'occasione ci è data appunto dalla giornata di oggi, che vuole essere un po' un aiuto per la Quaresima, per prepararci bene la Pasqua come famiglia, quindi questo è un po' quello che ci caratterizza. E sarà con noi Don Luigi Galli, che molti lo conoscono, qualcuno diceva non lo conosce, lui innanzitutto credo, possiamo dirlo, Don, è un amico che vuole bene a Gorgonzola, a molti di noi, e quindi... No, voi non a Gorgonzola. E quindi... Ogni tanto, insomma, quando lo chiamiamo viene volentieri, e questo ci fa molto piacere. Di lui dico due parole. Insomma, lui ha una lunga tradizione di lavoro, di consuetudine con le coppie, le fidanzate e le famiglie. È stato assistente d'Azione Cattolica per tanti anni, seguendo appunto anche questo settore. Attualmente insegna in Cattolica ed è assistente in Cattolica, e segue ancora i giovani, la Fucci. Un po' di cose e niente, quindi io direi ci affidiamo a lui. Laura, come tempistica dipende da lui. Allora lasciamo dipende da me, sì, nel senso che diamo carta bianca in pessime mani, diamo carta bianca di cosa sono capace. Vabbè, poi ci sei, facciamo che alle 6 pensavamo a chiudere alle 6. No, ma io perché c'è stato un piccolo equivoco, voi avevate organizzato una giornata intera, ma io purtroppo, per fortuna, la domenica mattina ho sempre impegni. Stamattina mi sono visto con un gruppo di coppie su un tema molto bello, figlio ad ogni costo. Mi è venuto a parlare un personaggio molto in gamba, che ha aperto delle prospettive. Se non facciamo giudizio siamo messi malissimo, se andiamo avanti così andremo a sbattere, ma ci faremo molto male. Quindi bisogna avere un pochettino di testa, ma alcune cose magari verranno fuori. Allora, essendo le... sono le tre o le quattro meno venti? Sono le quattro meno venti, quindi sono arrivato un po' tardi. Le quattro meno venti. Io parlo per un tot, poi faremo un po' di silenzio per un altro tot, e poi per un tot, poi 6, 6, 4. Poi c'è la preghiera. La preghiera. La preghiera. Cioè fate il mattutino, vespero, la preghiera completa. E molto bene. Va bene, dai. Allora, bene, tutto grazie. Perché avete scelto una domenica per stare qui a riflettere, al di là di quello che vi dico io, vedrete, sono cose molto semplici, però spero non banali, e dovrebbe essere sempre così. La domenica dovrebbe essere dedicata al silenzio, allo studio, alla preghiera, alla famiglia, al divertimento, e quindi dovrebbe essere uno spazio proprio libero. Libero, cioè dedicato alle cose belle. Può darsi che voi non ne siate tanto convinti, ma io credo che uno dei punti decisivi per riuscire a ricostruire un tessuto umano minimamente dignitoso e non essere tutti travolti dal declino della nostra civiltà, non società, civiltà vuol dire l'Europa e l'America del Nord, che è un declino inarrestabile, quindi è inutile star lì, la crisi mica la crisi, state tranquilli che andremo avanti 20-30 anni così, anche 50, ma poi dopo cambierà completamente il tipo di società, cambierà cultura. E d'altra parte, se vogliamo vivere non in modo drammatico questo periodo di decadenza, credo che uno dei punti fondamentali, sto parlando per i credenti, per i cristiani, sia quello di recuperare seriamente la domenica. La domenica è il riposo. Voi che siete
degli amabilissimi cultori, intelligenti cultori della Bibbia, se leggete la nostra origine, cioè la nostra storia, che sono i primi capitoli della Genesi, che è la storia perenne, che non è la storia era per bambini di Adamo ed Eva e la mela, è esattamente il DNA profondo di come siamo fatti noi, vi accorgete che Dio ha dato un obbligo solo, stranamente, e l'unico obbligo che ha dato è quello del riposo, perché il settimo giorno Dio creò il riposo e ha ordinato di riposarsi. Quindi per Dio il riposo è il valore più importante. Ha detto anche di lavorare, ma a una condizione, cioè col suo permesso. Perché la terra è comunque sua, nessuno può dire è casa mia, è terra mia, il mio conto corrente. Nella Bibbia non c'è, viene fuori un modo di concepire, di vedere la terra, per cui la terra è di tutti. E in qualche maniera chi ne possiede per un certo periodo, 50, 60, 100 anni della vita, quindi un pazzetto piccolo piccolo, per 5, 6, 50 mila anni che avrà la terra, volete che sia i nostri 50, 80, 60 anni, per quel pezzettino che tu l'amministri, devi amministrarla tenendo conto di tutti gli altri, perché non è roba tua. E quindi se vuoi lavorare, se vuoi trasformarla, devi chiedere permesso al padrone, il padrone è Dio. L'unica cosa a cui tu sei tenuto, sempre per volontà di Dio, è il riposo. Voi dite, ma forse stai un po' esagerando. Non sto esagerando, è scritto così. Dopodiché bisogna capire e interpretarlo, però una cosa è certa, che voi, spero che non vi pesi quello che vi dico, cioè deve essere noioso, non farvi addormentare, anzi se vi addormentate meglio, così il tempo passa più in fretta e vi riposate, però questo è il modo migliore per vivere e passare la domenica. Per cui finito questi incontri, due dati, vediamo per domenica, però tanto non abbiamo da fare, domenica è completamente vuota. Libera, come ci abbiamo i figli, portate dal parroco, lui è molto contento, se li tiene lì. Voi li tenete la domenica per studiare, per pregare, per riposarsi, per andare a trovare gli amici, eccetera. Quindi grazie che state vivendo una bella domenica. Dovrebbe essere anche la festa della donna, io non so se si usa, io non li sento molto questa roba, però se a voi fa piacere e se non dico niente, ma quel pretenio maschilista, auguri alle donne, agli uomini, alle donne perché sono donne e agli uomini perché amano le donne, quindi va benissimo, va bene. Veniamo a noi. No, sono contento che avete in mano il messaggio del Papa, sono ancora più contento perché so che l'avete già letto, meditato dall'inizio della Quaresima, da quando la lettera è arrivata. E allora quando la Laura mi ha chiesto di dare un titolo a questa giornata, mettendomi in grave imbarazzo perché io non so trovare i temi di una giornata, io ci metto più tempo a pensare un tema che a prepararmi sul tema che un altro mi dà, però alla fine per amore ho anche cercato il tema e il titolo sarebbe, non lo dovremmo usare, sì? No, non lo sapete. Ah, perché non c'è? Ah, capito. Allora, il tema sarebbe a cuore aperto, che sarebbe l'idea di trovare due o tre filoni della lettera del Papa, che a parte gli scherzi vi invito a leggere, perché io l'ho trovata veramente molto bella. Se poi qualcuno volesse tutti i giorni al mattino alle 7:30, anche alle 7:40, dipende da che ora mi sveglio, leggere un commento, un breve commento, due o tre righe della lettera, da qui a Pasqua me lo dice, e io per mattine appena sveglio mi mando il commentino alla lettera del Papa. Prendo spunto del messaggio per dirvi quattro passaggi, 5 minuti, 7 minuti, 7 per 4, 20. Beh, facciamo un po' di più, vediamo un po', insomma, però dovrei cavarmela. Il Papa descrive la nostra società, la nostra cultura, e con queste parole ce le avete lì davanti, quindi la nostra città ha un'attitudine egoistica di differenza, e questo egoismo, questa differenza ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell'indifferenza. Si tratta di un disagio
che come cristiani dobbiamo affrontare. Cosa vuol dire la globalizzazione dell'indifferenza? Questo è un punto importante. Io non so se trovo le parole giuste per farmi capire, però voi fate dei segni, fate, se non si capite ditelo, perché io, questo è decisivo, perché se prendiamo, poi siccome voi siete i santi di Gorgonzola, con i santi è difficilissimo perché capiscono tutte le robe a modo loro, e quindi bisogna stare molto attenti. Se prendete la deriva di dire ci sta dicendo che in Quaresima, quindi flagellazione, diventiamo più buoni, facciamo penitenza, non mangiamo il cioccolato, è finita, non ci capiamo più. Invece voi dovete mangiare il cioccolato un etto e mezzo al giorno, come ha detto il dottore, perché è antidepressivo. E siccome la Quaresima è un periodo di gioia in attesa del Signore risorto e della visitazione della primavera, si va a vedere le radici, come va, come stai, eccetera, allora niente penitenze, mi raccomando, se no io non parlo più. Perché il problema è molto più complicato del dire fa il bravo, forse così sempre. Perché a furia di dire ai cristiani, voi lo sapete, fatti bravi, fatti bravi, fatti bravi, uno magari si mette, qualcuno anche a fare il bravo, con due conseguenze terribili, non tutti, però può succedere, due tentazioni, tutti diciamo conseguenze. La prima è che siccome lui fa bravo, dice io sono bravo, finita, tutto lì è morto, ha fatto il peccato più grave, chi si è visto, oramai per lui non ce n'è più. E dall'altra io sono bravo e sono diventato bravo con le mie forze perché io mi sono impegnato, quindi la grazia di Dio, ci sono gruppi interi che non sanno più cos'è la grazia di Dio perché vivono con quell'ansia di dover fare le cose, di fare iniziative, di essere in tanti, capito? Voi per esempio siete in troppi, metà se hanno voglia, perché siete veramente, se noi fossimo tutti capaci di accogliere la grazia di Dio cambierebbe il mondo, ma entro 24 ore, è che noi invece siamo convinti che tocca a me fare le cose, ma io al massimo faccio una rovina così se ci voglia, perché basta che mi venga un mal di pancia e non faccio più niente, capito? Invece la grazia è inarrestabile. Allora uno dice facciamo i bravi e il primo cosa fai un atto di superbia e finita. Secondo, dici io sì che sono bravo, non lì mica tanto, ed è peggio ancora che andare di notte perché ti metti a giudicare i fratelli. Invece il discorso che fa il Papa, se io ho capito bene, voi che avete intimità col Papa, che io non lo conosco, però mi pare di capire, sono telefonato, intanto li telefono a tutti e quindi eventualmente gli fate dire come la pensa lui. Ma quando dice la globalizzazione, io penso a questa idea dell'indifferenza che è diventata una cosa strutturale, rispetto alla quale tu non puoi fare niente. Non è che sono dei uomini cattivi, allora cerchiamo di commuoverci un po' per i bambini e eliminiamo l'indifferenza. No, è venuta fuori un tipo di civiltà, è la struttura diabolica, è il mondo. Costruito il lavoro, la famiglia, l'economia, la politica, in modo tale che ognuno fa quello che può, cerca di usare gli altri per il suo interesse e c'è un'indifferenza generale. A questa indifferenza noi non ci possiamo sottrarre perché, ripeto, non è dovuta a qualcuno che è cattivo, per cui se tu cominci a fare il buono l'indifferenza non c'è più. Tu sei dentro nell'indifferenza. La struttura, io non so chi di qualcuno di voi lavora, chi di voi lavora, la struttura del lavoro è basata sull'indifferenza, è proprio strutturale, nel senso che se uno si sposa e va nel suo ufficio e dice siccome sono sposato adesso per 5-6 anni dammi lo stipendio e lavoro 2-3 ore al giorno perché io devo pulire la moglie, perché il matrimonio è un lavoro, io per 8 ore devo fare la moglie, non fare io, cioè devo farla, devo costruirla come la moglie, per 8 ore deve fare il marito. Se non vi impegnate a costruirvi la coppia non viene fuori più, viene fuori la convivenza che va bene un po' di anni e poi alla fine ci si rassegna, o qui vedi come tira fuori sangue dalle rape e vengono fuori, non, voi queste cose non le conoscete, ma vengono fuori le famiglie che lo chiamo cosa del mutuo soccorso, cioè stai insieme perché non sai dove andare,
ma non c'è entusiasmo, che voi siate sposati o no, alla struttura del lavoro non gli interessa niente. Tant'è vero che ti viene detto, se vuoi lavorare vai, sei mesi a Dubai, ti do un sacco di soldi, e dopo tu non sai se quando torni trovi ancora lavoro. No, ma mai, tu così compri la casa quando torni. Solamente quando torni la moglie non c'è più, perché lui è stato sei mesi a Dubai a sciare nel deserto, perché lì fanno una neve artificiale nel deserto, questa specie di giardino di barocchi per adulti pieni di soldi. Scusate il tono così un po' volutamente, data l'ora, io non so voi, ma per quello a me non abbiamo tremendo, per cui se non parlo un po' così mi addormento prima di voi. Ecco, avete capito cosa intendo struttura? Struttura vuol dire che di fronte a questa roba qui, se io ti dico, faccio un esempio concreto, sono andato a fare un corso fidanzati molto vicino, proprio molto vicino, che io Gorgonzola, ormai ci vado da anni, e tutte le volte finito il corso, dico, ma dai, perché non viene il nostro matrimonio? Io vengo. A due condizioni, la prima è che mi possa vedere almeno 5-6 volte, perché non è che faccio il matrimonio così, che uno si prende i cavalli bianchi e l'altro prende il prete che fa un po' giullare, perché ho delle cose da dirmi. E allora questi sono venuti bravi, tanto due ragazzini bravissimi, proprio bravi. E giusto che questo qui fa un lavoro che vive a Istanbul, e lei è qua, dicono, io non cerco il vostro matrimonio, perché o andate a abitare tutte e due a Istanbul, o tu cambi lavoro, andate a abitare, vedete voi, la prossima volta mi dite cosa avete deciso e io vengo al matrimonio. Se invece voi decidete di rimanere così, io il matrimonio non lo celebro, perché non mi fido di un matrimonio così dal sabato alla domenica, senza dal lunedì al venerdì. Allora sono tornati volta dopo, ha detto che ha preso la casa a Istanbul, si sposano, ma vive a Istanbul, benissimo, così sono contento. Lui quello che come si dice, che guida gli aerei della Turchia, che pagano meglio dell'Italia, e contato sapere fare il pilota di aereo, si guadagna il CRIP, no, sei volte quello che guadagnate mediamente voi al mese, credo. No, voi prendete quanto? 5-6 mila euro per ciascuno, guadagnano tanto. Ecco, per dirvi, questo sarà un'esagerazione, però è per farvi capire quello che voglio dire. È la struttura per cui tu vuoi anche aiutare qualcuno, ma come fai? Il Roberto ha detto che io insegno, non è vero, io faccio dei corsi di teologia, quelli di ai laureati in economia. Voi sapete che l'università negli ultimi anni, come tutte le, è stata fatta in un modo veramente, ha fatto il 3+2, dicendo così, dopo 3 anni se vogliono andare a lavorare, nessuno, perché uno con 3 anni non impara neanche a tenere in mano la penna. Allora, avendo fatto il 3+2, dopo 3 anni si laureano, e sanno praticamente ben poco, poi cominciano la specialistica, e l'anno dopo che sta facendo la specialistica fanno la tesi, quella della specialistica, capito? Quindi ne fanno due, però messe insieme non ne fanno, non diventa una su bene una volta, sono dei fascicoletti di 40 pagine. E allora io insegno al biennio, cioè alla specialistica di quelli di economia, un po' di teologia, capito? Ma siccome sono tutti spaventati degli esami, che sono ragazzi un po' fragili, intelligenti ma fragili, e loro studiano per fare l'esame perché non hanno ancora capito a cosa serve studiare, allora io li metto tranquilli, perché io vi dico le domande che vi faccio, io le dico già subito, quindi se voi volete, è una delle domande che vi faccio, non rispondete perché io non so cosa pensate voi su questa roba qui, però dico, in un'istituzione qualsiasi, lo stipendio più basso, il portinaio dell'Università Cattolica e il rettore, il rapporto tra lo stipendio più basso e quello più alto cosa deve essere? Da 1 a? Voi cosa direste? Dai, sparate. Tra lo stipendio più basso e quello più alto che rapporto c'è? 10. Esattamente quando ragionava Leopoldo Pirelli che aveva fatto il decalogo, e allora le cose funzionano. Sapete quant'è oggi? Avete l'idea degli ultimi 8-9 anni come è trasformato il rapporto tra lo stipendio più basso e quello più alto? 150. È da 1 a 75. Questa roba qui è
un'indifferenza strutturale. Voi cosa potete fare? Cioè, anche se sei più buono, capito cosa voglio dire? Cioè, è qualcosa che è entrato dentro nel quest'anno. Io vedo un'incattolica, ma non solo, tutti parlano del cibo, perché l'Expo, abbiamo con un gruppetto deciso di fare un convegno su fame e sazietà, sul tema della giustizia del cibo. C'è stato detto, no, perché se parlate di queste cose qui, della fame, magari vengono fuori degli altri paesi, si offendono. E non è che ce l'ha detto il picco palo, ci ha detto la Curia, capito? Bisogna essere molto gentili. Oh, il problema è che una volta il grano serviva per il pane, adesso il problema è che lo usano per fare la benzina, capito? Intanto che la gente muore di fame. Tu cosa fai? Si struttura indipendentemente dall'idea che un chilo di grano è di tutti e bisogna distribuirlo in modo intelligente. Non devi distribuirlo e via via. Non faccio più esempi perché sono scaduti i 10 minuti del primo. Non ci sono dei cattivi, c'è una realtà che è andata strutturandosi in modo tale che non succede, non possiamo in certo senso far niente. Per cui è molto comprensibile che uno dice non tocca a me, io cosa posso fare? E questo ha portato un'insensibilità progressiva verso gli altri. Pensate, la paura del diverso, non entriamo in questi temi, d'altra parte se non parliamo di queste cose, cristiani di cosa parlano? A me i bambini se piangono non hanno nessun fastidio, perché non so come piangono, avevano da fastidio. E vi dicevo, i cristiani cosa dicono di fronte a certi discorsi che si sentono in giro? Non sto a fare esempi, ma se voi accendete la televisione c'è da spaventarsi. Per cui la paura del diverso è: non sei mio fratello, molto semplicemente. La domanda all'inizio, che era dentro nel nostro DNA, ce la portiamo dentro: dov'è tuo fratello? Vi ricordate? Caino. E Caino che risponde: sono forse io il custode di mio fratello. E certo, chi vuoi che custodisca tuo fratello? Però adesso la non custodia del fratello è entrata dentro proprio nella struttura dal punto di vista organizzativo mondiale, e questa cosa qui ci ha contaminati. Noi viviamo in un brodo dove è dato per scontato alcune cose che in realtà scontate non sono. Quindi è un lavoraccio riuscire ad avere una mentalità, non di essere buono tu, la cultura, cioè di avere una testa. Se non sei buono, pazienza, si va a confessare, voglio dire, Dio perdona tutto, ma che tu faccia girare le cose. Se senti certi discorsi dal parrucchiere, non lasciarli passare, di qualcosa, hai già contribuito a cambiare il mondo, capito? Se c'è da fare delle scelte dove lavori, fatesi fin dove è possibile di fare scelte da una parte piuttosto che da un'altra, rispetto appunto al fatto che dice: cosa posso farci? L'indifferenza. La diversità non accettata, la paura del diverso, la creduloneria, vengono sparate cifre, le cifre vere non vengono mai dette e vengono sparate cifre che servono solo per far paura, e l'insensibilità. Tu ci sei, ma per me in realtà non esisti. Quando vediamo delle notizie di morte, entrano qualche 1.000, 2.000, 3.000 morti al giorno attraverso la televisione a casa nostra, ma nessuno di noi si comporta come se avesse un morto in casa, perché sono cose che non lo riguardano. E d'altra parte, se sono tuoi fratelli e tue sorelle, non dico che, se no non viviamo più, capite che qui ci vuole un grande equilibrio, ma sto cercando di dirvi in modo così come sono capace questa struttura di cui parla il Papa, che è veramente un po' impressionante.
un egoismo organizzato. E c'è anche famiglia. Pensate, questo per me è un lavoro educativo enorme, proprio il discorso che facevamo stamattina, quindi abbastanza fresco, ve lo ripeto così, molto il figlio. Oramai si è diffusa largamente, anche in ambienti cattolici, sì, anche in ambienti cattolici, l'idea che il figlio sia un diritto e non un dono, per cui uno lo deve avere a tutti i costi e senza rendersi conto che la centralità non è il tuo desiderio, ma la centralità è l'altra persona. E anche questo diventa una forma di egoismo organizzato. Non si riesce neanche più a lasciar traperare l'idea che il figlio sia un dono. È interessante, nell'intervento che facevo stamattina distinguevano quelle dei 35 anni in su e quelle dei 35 anni in giù, più o meno. Per quelli dei 40 anni in su, quindi nessuno di voi, quindi sono preoccupato se voi siete in giù perché siete messi male. Oh, non mi trovo, ma non si sentiva niente. Non senti? Ci siamo spostati avanti. Ho visto che loro sono venuti davanti, non perché non ci vedevano, perché non ci sentivano. Così ci sentite? Viene in mente quando praticavo gli esercizi alle suore, e sono tutte suore mediamente anziane. Sì, ma e io parlavo. Poi sono molto buoni col prete, lo tratto bene, lo cocco, lo tratto bene, andare a fare. E una sola timidina da me, tutto bene, c'è una cosa però che non va, oddio, cosa ho detto? Io parlo un po' così, scandalizzare solo si fa il freddo. Non abbiamo sentito niente. Che dici tu? Non hai sentito niente, tutto bene. No, mi dicevo questa cosa lì, che è molto importante. L'idea, da una certa età in su, l'idea che il figlio sia un dono e che quindi non deve averlo tutti i costi combinando di quelle cose, io non sapevo tutte, ne ha spiegato un po', mamma mia. Ma spiegavano anche che dei 35 anni i ragazzi non ce l'hanno minimamente questa idea, ma non perché sono brutti sporchi cattivi, perché si è diffuso, è naturale che sia così, cioè è naturale che tu debba decidere il figlio come lo vuoi, grande, bello, brutto, ma brutto in genere, dici di no, ma sono tutti belli, ma in questa maniera, se è così non lo voglio, eccetera. Ed è normale, mentre invece per prendere una certa età c'è ancora l'idea di qualcosa che merita rispetto, che non sei tu. Per quelli più giovani è ovvio. Tutto ciò perché sono venuti su fin da piccoli, non so se è colpa vostra, non lo so, ma voi sono ancora piccoli, io non sapete ancora tempo a sistemare le cose, che tutto ciò che è tecnicamente possibile è automaticamente bene, è automaticamente lecito. Tutto ciò che io posso avere e desidero avere, qualcuno me lo deve dare. Il tema del diritto è un tema grosso della nostra società. Per cui ogni volta che hai un desiderio lo vuoi far diventare un diritto. Ma diritto è una cosa strana, se ha ancora valore, magari più di avvocati, ma se ha un senso il diritto vuol dire che se tu hai un diritto vuol dire che c'è un ente, una persona, una realtà che ha l'obbligo giuridico di darti quella roba lì. Ma nessuno è obbligato a darti un figlio. Come fai a dire? Diritto al lavoro vorrebbe dire che c'è il tizio che ti deve dare lavoro, se non ti dà lavoro vuol dire che manca un tuo diritto e bisogna denunciarlo, mettere in casa, ma non esiste di per sé da nessuna parte l'obbligo di farti lavorare, eppure si dice diritto, così del figlio. E questa cosa che il figlio è una di quelle strutture globalizzate, forse no perché nel resto del mondo non è proprio così, ma comunque. Per cui è il tuo egoismo che tu. Insomma, ci siamo capiti.
Papa insiste molto su questo aspetto. Secondo punto, cosa dobbiamo fare? Papa dice così: quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte a quelle domande che continuamente la storia pone ai cristiani. Allora è molto chiaro, noi dobbiamo convertirci a Dio. La lettera comincia con questa frase che io trovo bellissima: Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia già dato. Allora forse tema del silenzio della preghiera, che noi dobbiamo fermarci un pochettino davvero a riflettere. Quello che noi abbiamo viene tutto da Dio, è un dono da donare. Se tu lo tieni per te, trasformi in possesso ciò che era solo un regalo. E essendo un possesso ritieni persino di averlo meritato, ritieni persino in famiglia, e a te che hai trovato un marito come me, e a te che hai trovato una moglie come me, ma tu non sei mica degno di tua moglie, tu non sei mica degno di tuo marito, non ti meritavi una donna così o un uomo così, è un dono, non puoi fare niente per togliergli la caratteristica del dono. Perché tutte le volte che c'è anche un bricio dell'amore, l'amore è una cosa più grande di te, sempre. Perché viene da Dio. E questa è una cosa molto importante. C'è questa bellissima espressione sempre del Papa, poi noi la richiamo con calma. Dio ci riveste per essere come Gesù, secondo Caracalla. Il cristiano è colui che permette a Dio di investirlo con la sua bontà e misericordia per diventare come lui, questa è la parola chiave di fronte alla globalizzazione dell'indifferenza, alle strutture opprimenti, perché l'uomo ha pensato di fare Dio, pensa della torre di Babele, noi stiamo costruendo una torre di Babele. Stiamo costruendo un mondo più giusto. Per costruire un mondo più giusto ci vuole Dio. Allora quelli che non credono in Dio, io non so, vedremo. Però tu devi costruire il tuo mondo a partire da Dio, vediamo cosa viene fuori. Non si sa prima. Servo di Dio e servo degli uomini. Allora vedete, la prima cosa da fare è prendere coscienza di essere servi. Servi di Dio e servi dei nostri, il tema del servizio. Qui nel primo paragrafo della lettera, punto 1, se il membro soffre, tutte le membra soffrono, il Papa dice una cosa molto bella, che è quella che vorrei commentare un attimo con voi. Ce lo ricorda bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi. Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi, ma poi ha capito che Gesù non vuole essere solo un esempio per come dobbiamo lavarci i piedi gli uni e gli altri. Gesù non ha fatto vedere come si lavano i piedi, ha detto: tu puoi lavare i piedi da cristiano al tuo fratello se prima ti sei fatto lavare tu. Chi di voi è sposato sa che ha fatto una promessa, con più o meno coscienza. Io sono convinto che le date di matrimonio sono nulli, perché noi facciamo questa operazione stranissima come clero, alziamo talmente la scucella, bisogna essere convinti, consapevoli di voler proprio quella roba lì, è una roba grossa, credo che nessuno sa neanche bene cos'è il matrimonio. Infatti io non è che glielo spiego tutti, dopo lo sanno dire che vale, facciamo che un po' lo sanno, di questo lo sapevo, perché non sapevi, quindi è. Ma noi alziamo tanto la sticella e poi diventiamo rigidi, capito? Diventiamo rigidi.
Ma il giorno in cui voi vi siete sposati, poi uno può anche capirlo dopo, ma ci si può anche sposare dopo il matrimonio, cioè come dire, ma cammin facendo si costruisce il sacramento anche. E voi vi siete sposati e avete scambiato una promessa, che è grossa, una promessa che è solo, chissà se ve la ricordate, vediamo se ve la ricordate la formula. Io accolgo, avete detto prendo, ma non vogliamo le idee, non è accolgo, accolgo non mi piace perché la linea è vieni su voi, prendo, perché matrimonio è possesso, tutto quello che rivede, voglia, non mi piace più, però ha detto che ci vuole, però voi avete detto prendo, perché fino a 5 anni fa. Allora per i giovani dicono prendono perché va meglio così, dico accolgono ma dentro dico accolgo perché vuoi dire io ti prendo, cioè diventi mia e cosa fai di te quello che vuoi, questo è il senso del sacramento e viceversa, io prendo, accolgo te come mia sposa, cosa che prometto, prometto di esserti
una chiesa che non arriva a dire una roba del genere è inutile, totalmente inutile. Ti devi farti da male, cioè quello che tu annunci è una carità che hai ricevuto, non è un impegno sociale. Dopodiché l'impegno sociale, il volontariato, far del bene, va benissimo, ma non è la carità soprannaturale. La carità soprannaturale che rompe l'indifferenza è l'amore ricevuto. Cioè tu diventi capace di amare come Dio perché sei fatto rivestire della stessa misericordia di Dio. Io non so chi di noi è capace, voi sì, no? Io faccio fatica, devo dire la verità. Come fai a aiutare 10 undicesimo e dici non posso? Non devi avere. E voi capite che il cristianesimo, proprio se preso sul serio, esige una grande, lo dico in una battuta così, tanto per farmi capire, di gente che abbia i numeri in colonna, perché per fare la carità a questo livello, se non sei più che sano di mente, se non sei più che equilibrato, diventa un problema veramente molto serio. Perché se non hai limiti vuol dire che ti spendi, ma ti spendi a un certo punto devi dire basta, ma che forma devi dire basta? Visto che siete famiglie, stiamo dentro in famiglia, voi sentite, devo dire voi perché io non sono sposato, voi sentite di amare perché siete amati? Cioè, il fatto che tu ti sei mossicato la lingua perché ti sta venendo fuori una parola poco gentile, hai sentito che c'era la presenza dello Spirito Santo nel fare quella cosa lì? Hai capito che dovevi tirare a sondare, fare un giro, non rispondere subito, no, beh, un caffè no, magari prendere una tisana, un bicchiere di whisky, così torni a casa, ti addormenti, è meglio parlare il giorno dopo, perché se parli quella sera lì succedono pasticci, e lo fai esattamente perché sei rivestito dall'amore di Cristo. Cioè, non vorrei che anni di predicazione di un clero che appunto di matrimonio non capiva poco o niente, più niente che poco, abbia fatto immaginare anche quelli sposati che la spiritualità è una cosa a parte, capito? Invece qui si dice io prima di mettermi ad amare devo essere amato. L'amore è un vestito che mi viene regalato da un altro, perché quell'amore lì io non ce l'ho, io amo da uomo, non da Dio, e va benissimo amare da uomini. Ma tu sei cristiano? Se sei cristiano, il giorno del battesimo ti è stata messa la veste bianca. La veste bianca non è che te la togli subito, e non è neanche la veste che è la macchiolina del peccato, queste idee qui strappalate del peccato che è una macchiolina e che la confessione è un lavaggio. Non è così, la veste bianca sei tu. Tu puoi anche essere tu pieno di macchie, ma è la veste bianca. E quindi la tua umanità è tutta trasformata in Dio, per cui ogni gesto che fai è un gesto da Dio. E voi capite che un conto è dirlo così come lo sto dicendo io, si fa in fretta, ma prendere coscienza che è così, a parte che non c'è più niente che vale poco, la vita diventa una cosa gloriosa. Diventa ridicolo che tu di fronte all'amore di Dio che ti ama così tanto ti lamenti per questo, per quello, diventa ridicolo. E quello che sto descrivendo è il percorso della vita di fede. E la vita di fede che vuol dire mi lascio rivestire. Io l'unica cosa che devo fare per la mia conversione è ricordare quello che Dio ha fatto per me. Basta. Non devo meritarmelo. È impossibile, è impossibile. Io vorrei che, non vorrei, in tutto modo di parlare, mi piacerebbe, cioè, provate a pensarci se siete d'accordo sì o no, che venisse fuori il cristianesimo all'insegna della gioia del Vangelo. Parlavo prima della situazione strampalata dell'Occidente. Fino a pochi anni fa, cioè 50 anni fa, prima che nasceste voi avete tutti 30, 32, 33 anni, prima che nasceste, e
Gorgonzola andavano in chiesa al 98%. In una situazione del genere, chi doveva spiegare quello che faceva? Non il 98, era ovvio. È ovvio, come il sole, come i ragazzi di oggi. È ovvio che ho dei diritti. Ma tu se non la fuori, papà, non ditelo, tanto non capiscono. Non capiscono. Quelli che dovevano spiegare perché facevano una cosa erano i due che non andavano a messa. A Gorgonzola non ancora, ci arriverete presto, ma nel resto del mondo adesso sono i tre che vanno a messa e i 97 che non vanno. Secondo voi chi deve spiegare quello che fa? I tre, perché i 97 non c'è bisogno di spiegare, si capisce quello che voglio dire. È venuto un crollo, un'apostasia, il 90% se n'è andato, non dalla fede, io sto parlando della Chiesa e di una fede consapevole, mettiamola così. Ora, questo crollo cosa ha determinato? Ha determinato che noi dobbiamo assolutamente capire attraverso quale forma possiamo far risplendere la vita cristiana. Ci sono alcuni, io non sto dicendo che è sbagliato, è tanto meno che quello che dico io sia giusto, per amor di Dio, nonostante io magari sto mi fermo un po', ma per amor del cielo. E io personalmente sono sicuro di quello che dico, però non è la cielo neanche un po'. Se è convincente, bene, se no è giusto che non ho ragionato, diciamo. Non avete proprio messo davanti perché mi venga, ovvio che non sono quasi finito. Perché questo è un discorso molto importante. Qual è secondo me il modo per uscirne? E il Papa lo indica bene, ma presidente del Papa, è proprio scritto nel Vangelo. Ed è la gioia. Ci sono dei gruppi che pensano che per arrestare l'emorragia bisogna diventare dialetticamente molto ferrati, cioè discutere, opporsi, litigare, argomentare. Guardate che non serve proprio a niente. Chi di voi, e voi tra qualche anno avrete i ragazzi che faranno la prima e la seconda media e cominceranno a dire io non vado più a messa. E i genitori fanno in fibrillazione, oddio, mi sta succedendo niente. Tra in galleria, andate a aspettarlo quando esce sui 25-30 anni. Dovete fare. Perché a meno di entrare anche voi nella galleria se volete. Argomentare, convincere, costringere non serve a niente, forse funziona fino alla primavera della seconda media, ma da lì in avanti diventa praticamente impossibile. Se poi sono ragazze è doppiamente impossibile. Se poi guardano 4 ore al giorno Facebook o internet è praticamente perso per sempre. Non è perso quello che vi chiedono, cioè di continuare a volerli bene. Loro da voi vogliono solo amore, le idee, niente. Quelli si arrangiano loro e voi. Loro sì che sanno. Voi dovete dare amore e basta. A questo punto argomentare non serve a niente, serve far vedere il Vangelo. Il Vangelo è bello. Io più di così non so cosa dire. Il Vangelo è bello ed è gioia. Noi, per dei motivi che oggi io poi non sono molto esperto, quindi rischio di dire delle stupidaggini, e poi non è un Dio. Per motivi che un giorno bisogna anche approfondire, da 4-5 secoli a questa parte abbiamo ridotto il cristianesimo a una cosa triste. Triste. Se voi chiedete quelli che guardano la Chiesa da fuori, Quaresima, Roma, la cattedrale, prima facciamo il carnevale. Penso che il carnevale tutto l'anno che dire la Quaresima, cosa vuol dire? Perché? Perché la cosa che balza all'occhio è la penitenza, non è la risurrezione di Gesù. Non è la gioia della vita che ci aspetta. No. La sintesi di 300-400 anni di spiritualità non è tutto così, sono nati dei grandi santi, Però adesso non funziona più. La sintesi la faceva la mia nonna quando diceva, forse me lo avevo visto tante volte anche voi, ma era tutta la sua spiritualità e che voleva farla vivere anche a me. Lui si scandalizzava che io adesso non si scandalizzerebbe più, ma per me che lo preti, stupidamente, però preti,
Giorgio, un po' stupidi, anche quando è diventato vecchi, però voglio dire, può succedere, andavo a letto ore impossibili, non serve a niente, dopo le 11 è tutto il tempo buttato via. E io però non sapevo, però dormivo fino alle 8 e mezza, alle 9, mia nonna, quando veniva a stare con me alle 4 e mezza mi svegliava, perché il prete non è sapere alle 5, no? Questo è stato per secoli, anche perché erano mugere le mucche e quindi non c'era la luce elettrica. Noi abbiamo osservato quella spiritualità lì, condensata in quel detto, quando il corpo si frusta l'anima si aggiusta, capito? Questa era la sintesi. Un cristianesimo così non funziona più, non dico che è sbagliato, perché non ha detto che cosa? Il segreto, l'unico segreto, l'unica forza del Vangelo, che è il Vangelo, cioè la bella notizia. Se io vengo a dirvi, sentite, perché c'è una tendenza, io sento di quelle robe anche per radio ogni tanto, quando sono in giro in macchina sento un po' di radio, la roba, ce n'è una in particolare molto cattolica, molto spaventosa, insomma. Se io vengo a dirvi che se voi fate i bravi andate in paradiso, se fate i cattivi andate in inferno, mi sembra una bella notizia, perché lo sapevo già. C'è mica bisogno del Vangelo, ma se vengo a dirvi che se anche voi fate i bravi non meritate il paradiso, ma Dio ve lo regala lo stesso perché il mio amore vi vuole bene, e se anche fate i cattivi Dio senza di voi non sa stare, perché non siete nati per caso e quindi lui vi ha voluto e lui va nelle gambe del diavolo, proprio si è consegnato al diavolo, più di così cosa volete? Il diavolo si è saziato con Gesù, una volta che ha preso Gesù sulla morte, sulla croce l'ha mangiato vivo, l'ha fatto morire, basta, il diavolo è morto, era avvelenato, quel boccone Gesù era un boccone avvelenato, basta. Io devo annunciare il Vangelo è esattamente la cosa, capite quello che voglio dire? Perché se non c'è in ogni notizia cristiana una bella cosa, la gente se ne va. Quindi la dolcezza della preghiera, la dolcezza del stare insieme, voi siete una bellissima comunità, vedete in faccia si direbbe, ma se comincia a essere pettegoli, se comincia quelle parrocchie che vivono una vita stentata, fatta tutto di organizzazioni, adesso poi con le comunità pastorali San Cielo, sono grandi sofferenze per i preti in un modo e per i laici in un altro, però non si può dire, bisogna dire che tutto va bene, io siccome un vecchio e non sono da nessuna parte, così che tutto va bene. Quando uno diventa vecchio, voi non avete idea che libertà c'è. Perché quando anche potessero farvi qualcosa, quello che si capito? No? Quando uno è giovane, mi fai balenare, mi fai quale menate. Quando uno è vecchio, non oso, poverino. Poi danno la colpa, fatto che non capisce più tanto. Abbiamo pazienza. Ed è molto bello essere vecchi, perché poi veramente parlare... Insomma, io non ho scritto niente di quello che sto dicendo, sto andando un po' rotta libera, adesso riprendo in mano il discorso. Terzo punto e quarto punto. Ve li dico come programma quaresimale, esame di coscienza per il silenzio. No, esame di coscienza, mi piace l'esame di coscienza. A me non è bravo, io sono esattamente... E allora bisognerebbe riuscire... io l'ho scoperto tardi, ma ho fatto una testa così con l'esame di coscienza, perché in realtà me lo descrivevano come non l'esame di coscienza ma il trapanamento della coscienza, per cui mi sembrava tutto essere come essere da dentista con dentro il trapano, è una cosa che è terribile, ma ho cominciato, perché guardate, l'esame di coscienza è fondamentale, come motore di allenamento di una macchina, se uno vuole avere una qualche minima vita spirituale, 3 minuti al giorno, coperto di ricordi, famosi 3 minuti al giorno, 3 minuti bastano, 3 minuti al giorno, gli esami di coscienza sono come il motorino del avviamento, la macchina è perfetta, ma se non funziona il motorino di avviamento sei bloccato. Se vuoi fare qualcosa nella vita spirituale, devi usare il motorino del avviamento, che è l'esame di coscienza. E piccola digressione, perché tutta la faccia quando ho detto esame di coscienza. Io uso questo sistema, sapete quel giochino della settimana enigmistica, no? Dove ci sono due scene che sembrano uguali, questo riferiscono per 10 particolari, e stai lì a vedere. Allora uno prende un parossi del Vangelo, lui dovrebbe essere quella roba lì, perché Gesù gli ha dato la grazia, l'ha rivestito, gli ha lavato i piedi, Gesù si ha più si diverte, ci pastrugna su, ce ne fa di anni. Benissimo. Tu dovresti essere diventato lui.
Ma non sei qualche particolare di scuola? So che per voi è un gioco difficile, per me è facilissimo, per voi è complicato, perché non sono tanti i corsi discordanti, però basta trovarne uno. L'esame di coscienza è importante per capire in ogni momento cos'è, che punto sei della tua vita, altrimenti passiamo anni interi, sembra incredibile, non fate pensare, anni interi senza renderci conto di chi siamo, di cosa stiamo facendo e che direzione ha preso la nostra esistenza. Chiuso l'esame di coscienza. Il Papa dice ci sono due strumenti, ma riempito di gioia questa cosa, perché non ho che dico, non mi dico le cose del Papa, perché il Papa dice le cose che dico io, però che lui la pensi come un po' meglio che io la pensi come lui, ovviamente. Lui dice che per fare questa cosa la Chiesa ha due strumenti. Ciò avviene quando ascoltiamo la parola di Dio, quando riceviamo i sacramenti, in particolare l'Eucaristia. Diventiamo ciò che riceviamo, cioè il corpo di Gesù. Quindi, come fare ad essere indifferente se siamo lo stesso corpo? Parola ed Eucaristia sono i due pilastri su cui si basa la vita spirituale e cristiana. Sarebbe bello, ero tentato di farlo. Sarebbe bello fare il rapporto, per esempio, tra parole e matrimonio. Cosa vi dice la parola di Dio sul matrimonio? Meglio, non sul matrimonio. Vi ricordate, nato il Gorgonzola, che credo che sia pieno, come costruivano le cascine una volta? Bellissime. Io mi ricordo che ero piccolino, andavo da mia nonna, mi avevo una cascina, lì tutti insieme. Lì era bello, perché anche avere tanti bambini, era lì che sono più un vecino, pollaio veniva su, mangiava un po' di vino, adesso è tutto un po' cambiato. Ma le case dove li costruì, dove si era il pozzo? Prima andavo a cercare i pozzi, non ho mai capito se era una finta bossabice che si metteva a girare, quindi erano domani quegli esperti nel cercare l'acqua. Dove trovavano l'acqua? Scavavano e costruivano la casa. Voi invece avete l'allacciamento con la vedova comunale, avete il rubinetto, non è romantico, è poco poetico. Io mi ricordo ancora pozzo, secchio, e bambini non guardare giù, io ho paura, però era bello tirare su e quell'acqua lì io non l'ho più trovata. Il profumo, ecco, l'acqua che era profumata, che veniva su dal ventre della terra. Perché la casa si costruisce dove sei il pozzo. A casa tua il pozzo dov'è? La parola di Dio è l'acqua della tua famiglia. Per cui non dico di fare l'altarino con le luci accese, io che fa anche queste cose, tra una Bibbia aperta da qualche parte, in modo che se viene un amico un po' così, dice, cos'è quella roba lì? Vieni che lo spiego, perché sono questi cristiani, sono gente che fa dei segni, non della gente che chiacchiera, dei segni. E questa è la mia acqua, c'è un lutto, faccio la bellezza, c'è una gioia, faccio la. Arriva lo stipendio, sediamoci, leggiamo la Bibbia, vediamo lì che c'è scritto cosa dobbiamo fare di quei soldi lì. Dobbiamo cambiare casa, dobbiamo andare in vacanza, dove andiamo? Cosa facciamo? Prendiamo la Bibbia. Non è che c'è scritto il manuale del turista, ma c'è scritto la logica con cui fare le cose. Tu lo sai, c'è un locale in più e apri la lettera agli ebrei e ci dico, mi raccomando, praticate l'ospitalità, perché Abramo, senza saperlo, ospitò degli angeli, tre personaggi famosi. E lì se c'è scritto come ti devi comportare, cioè devi praticare l'ospitalità, magari con la suocera, magari con il vicino di casa, magari, capito? È importante questa cosa. Parola e poi l'Eucaristia. L'Eucaristia è qualcosa di veramente straordinario, finisco al quarto punto, dove nella conversione battesimale, per andare contro l'indifferenza, il Papa dice la Chiesa è la comunione dei santi. Guardate, questa verità è bellissima. Pensate, voi non l'avete provato, perché siete giovani, siete nati dopo il 68, quindi siete ragazzini. Io ho fatto tempo, non da prete, perché sono diventato prete nel 70, assieme al nostro padre. E no, dice Don Antonio deve essere del 68.
questa cosa non la so. O 67, no, 67 deve essere. Perché lui è andato di acqua prima di uccidere, lui era andato speciale, sì, sì. 60, ci sarebbe 67. E quindi non abbiamo fatto tempo, c'è stato un concilio che ha cambiato la liturgia. Ma io da seminarista, messa alle 6 tutte le mattine, sveglia alle 5 perché ero quasi in vacanza, e andava il mio parroco, un poveretto, un sant'uomo, tutte le mattine, tutte, sapete vuol dire tutte? Tutte le mattine vestito di nero, tutte le mattine ufficio della messa da morto, finito la messa, io correvo in sacristia, da offrendo lo straccetto nero, lo mettevo giù e attorno allo straccetto nero tutte le benedizioni, le preghiere, le miserere, tutto in latino. Mia nonna, che aveva un latino molto particolare, non vi dico le litanie della Madonna, Stella la Giustrina, oppure proprio si stava oppure Regina dei figli della Cena, cosa vuoi dire? Allora c'era, no, non c'è nessuno, c'era in una delle sequenze in latino, c'era questa espressione, non ricordo bene, chirografa, peccatorum omnium, chirografa in latino è lo scritto, un suo libro con tutti i peccati, no? E quando mia nonna, io a un certo punto, io lo sapevo il latino, cioè, adesso non l'ho dimenticato, ma i tempi lo sapevo, e mi spiegavo in questo mia nonna diceva, piroscafa, no, perché dici piroscafa, fai chirografa? Dico, no, è tutti piroscafi pieni di peccato, e i piroscafi pieni di peccato e cantavano. Vedete che alla fine quello che conta è quello che una volta si chiamava la fedascia. La fedascia ha fatto dei santi, adesso non abbiamo né la fedascia né la intelligente, abbiamo quella roba lì di mezzo che non si capisce bene. Ecco, noi veniamo da una visione lugubre della fede. Pensate a sti cuori prendi tutti i giorni una messa da morto, sempre da morto. E c'era prima, io non l'ho fatto a tempo, addirittura la messa di prima, di seconda e di terza, con tre offerte diverse. Per cui quella che ti danno tanto offerto, ovviamente fuori il catafalco, no? Il sacrificio, che era proprio quello grande, che doveva sembrare una tomba con tutte le candele, poi con tre candele un'offerta, due candele un alimento, io se avete conservato la fede è un miracolo, perché queste cose qui farebbe, invece la gente, perché dentro lì c'era l'incontro con Gesù, queste cose qui non permetterebbero più di incontrare Gesù. Ma guardate noi di queste cose che non permettono di incontrare Gesù. Ne facciamo un sacco ancora, ma tante ne facciamo, perché siccome a me permetto di incontrare, ma è evangelico quello che facciamo. Ultimo punto, dicevo la comunità di Santa, noi abbiamo questa idea dei morti, pregare per i morti, io non uso mai questa espressione. Quando mi fanno l'offerta della messa dico, ma no, cosa costa la mia messa? Primo la messa non costa niente, secondo la messa non è tua, io spero che presto si tolga effettivamente questo, che è una cosa che proprio mancanza di fede e strumentalizzazione delle cose sante, no? Se tu vuoi l'espantamento, pagatelo, la chiesa è tua, come casa tua, il condominio te lo paghi, perché il prete sta lì a chiedere i soldi, neanche sapere quanto c'è in parco, questa è la mia opinione, non sono un parco, quindi non diventerò mai, quindi va bene così, però guarda che è proprio brutto, va bene. E noi ci avete su questa idea mortifera. Quindi il paradiso per noi, i morti ci fanno paura. Invece io penso che i morti sono straordinariamente vivi e noi preghiamo con loro. Il Papa lo dice, la Chiesa è il corpo, come ho detto, tutti i santi, ma non quelli canonizzati, anche, ma se avete detto che mio papà, mia mamma, un sacco di gente che ho conosciuto, sono dentro tutti. E quando voi andate a messa, voi dovete, se state attenti, è perché c'è i bambini che cantano, perché fa il freddo, veloce che non ha un'altra, c'è bisogno, sono trovato con i miei compagni preti, che non però non c'era, però no, non è venuto l'ultima volta, è stato un incontro bellissimo, tutti parlano, cioè non io non parlo che non ero, e uno raccontava, tutti malati, il prete anziano è malato, ormai gli incontri che facciamo di frate, il prete anziano, ma che sono tutti malati, va bene. E qualcuno è anche morto, vabbè, comunque uno a Milano è unità pastorale, quattro parrocchie, 14 chiese, ma tu sei tutto,
quindi si messe la domenica, quindi si messe, ma io devo dire lui, per sabato, per me è folle, in centro a Milano, non serve a niente. Cioè c'è tutto questo, questo apparato che noi teniamo in piedi, non si capisce bene perché. E comunque facciamo tutte queste messe senza che la gente sappia, cioè, a parte voi, ma se voi state attenti, vi dicevo, poi state attenti. Non sentite durante la messa, per esempio, che ci sono lì gli angeli, non sentite il bisbiglio degli angeli, sì che si sente, se state attenti, il coro dei martiri che canta, tutti i nostri morti che sono lì che parlano attorno all'altare, se state attenti, perché quella è la Chiesa non è il vescovo, la Chiesa è quando c'è l'Eucaristia e c'è tutta la sposa, intera testa, gambe, mani, tutto, in tante cose, c'è solo un pezzettino di chiesa, nel consiglio pastorale, c'è proprio, c'è il mignolo, capito? E lo facevo la mano sinistra però, la mano destra per essere per benedire, non lo so, no, avete capito? Papa, nella quaresima, io ho capito così, cioè ci chiede una profonda conversione, finisco. Invochiamo lo Spirito Santo davvero, perché noi, a noi è chiesto, a voi come famiglia, a me come prete, di trasformare l'insieme della famiglia come una grande famiglia. A voi è chiesto una conversione profonda all'intimità con Dio. Che ci liberi tutti, aiutiamoci, non è facile, eh? Non è facile. Che ci liberi tutti dall'ansietà, dover fare chissà che cosa, e di stare molto attenti, di non aver paura, di stare molto attenti, che se adesso abbiamo il Vangelo è certo, è matematico, che andremo in rotta di collisione con tante cose che ci sono vicino, ma non dobbiamo mica aver paura, perché, e questa è la Chiesa dei Martiri, eh? Sono tanti popoli, certamente non gli europei, che ci stanno insegnando cos'è. Tra pochi anni il 25% dei cristiani sarà in Europa e in America del Nord, il 75% sarà in America Latina, in Asia e in Africa. È una stagione nuova che ci costringe a cambiare il linguaggio, cambieremo anche la liturgia, cambieremo le prospettive. L'elezione di questo Papa, a prescindere da lui, bravo o non bravo, quello se lo vedrà col Padre Eterno, ma è un segno per la Chiesa e per ciascuno di noi. E le cose che si sta dicendo ci chiedono un profondo rinnovamento spirituale. Insomma, il futuro del cristianesimo dipende dalla mistica, dipende dall'incontro personale di ciascuno di noi con Gesù. Dipende dall'incrociare il nostro sguardo con gli occhi di Gesù. Se noi non riusciremo a fare questo lavoro qua, guardate che voi che siete scioli della verza delle nostre parrocchie, state organizzando catechesi, tutto, pellegrinaggi, cose di nuovo, tinteggiatura della chiesa, sistemazione dei microfoni, dell'illuminazione, tutte cose importanti con la falangetta del mignolo. Le altre 9 dita, la conversione. Possiamo iniziare? Allora, intanto direi così, iniziamo con Daniele, ci farà così un po' una comunicazione, una testimonianza, e nel frattempo ecco, raccogliete un po' il frutto di questa mezz'ora di silenzio, in modo che poi potremo metterla a fattore comune. Grazie a tutti, appunto, mi chiamo Daniele, io con sorpresa oggi ho visto Don Galli dopo 5 anni, lui non si ricorderà di me, ma quando ho fatto il corso del fidanzato, insomma, il prematrimoniale, ero alla Grate, a Capolago, lui è appunto un insegnamento che ha portato alcune domeniche. Oggi. Comunque, Don Antonio è la seconda volta che mi chiama a fare testimonianza per questa quaresima, ho voluto che testimoniassi la
la mia vita, la mia vita familiare, come affronto la fede sia dal punto di vista lavorativo, perché io sono, non mi conosce, insomma, io faccio musicista, insegno chitarra, piuttosto che magari mi capita di suonare in alcune situazioni, qualche piccolo lavoro discografico, insomma, niente di eccesso, però insomma lo faccio di mestiere. Sono sposato, come molti sanno, mi hanno già visto a Bimbi a Messa, ho due bambini, la mia famiglia non è qui perché sono tutti in Sardegna, poverini, a farsi attraverso un po' di aria buona, di sole, e io niente, sono qui appunto a passare il pomeriggio un po' con voi, racconterò un po' della mia vita. Diciamo che il lavoro che io svolgo alcune volte mi ha messo in condizioni di dovermi scontrare magari con degli ambienti dove la fede non era tanto considerata, dove non è valorizzata, soprattutto nel mondo dello spettacolo non si guarda tanto all'etica, non si guarda tanto a fare le cose giuste, poi guai a parlare di Gesù, di Dio, perché guardano tutti male come un estremista cattolico, insomma, non siamo a questo, penso un pochino ultimamente in tutti gli ambienti lavorativi, capita magari dove uno esterna un pochino la propria fede e si trova a dover magari essere un po' scherzato, deriso, magari non considerato, non preso sul serio. Io sarà un po' perché è una cosa che mi sento tanto forte dentro, che mi spinge a non stare zitto, capita spesso, mi è capitato in passato. Infatti c'è stato un cambio in questi ultimi anni, da prima si parlava appunto di argomentazioni, appunto Don Gelli parlava di non stare all'interno ad argomentare, no? Invece io ho passato una fase della mia vita dove mi sono scontrato con delle persone, portando magari anche molte volte a fargli delle domande alle quali non ottenevo nessun tipo di risposta. Perché mi è sempre comunque piaciuto studiare, leggere, documentarmi. Leggo tanto appunto dal punto di vista della fede, quello che possono essere magari delle testimonianze di persone, piuttosto che libri di Padre Amor, piuttosto che insomma altre cose mi piace comunque documentarmi su quella che è la fede. Oltre ovviamente la lettura della Bibbia, dei Vangeli e altre cose insomma che sono a casa mia, nella libreria. Diciamo che mi nutro, ecco, mi piace nutrirmi non soltanto accostarmi a quello che può essere la preghiera, è una cosa che è indispensabile tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera. Non bisogna pregare tutto il giorno, perché ovviamente siamo esseri umani, quindi bisogna svolgere tutte quelle che sono le mansioni, no, quotidiane. Però insomma, diciamo che personalmente la cosa che mi sento di dover fare tutti i giorni è un pochino di lettura, un pochino di approfondimento, di analisi, esame di coscienza, appunto, che è una cosa che almeno la sera mi sento di fare. E appunto stavo dicendo, nel lavoro mi è capitato, soprattutto con rapportarmi con un'agenzia che si occupa del booking, quindi di promozione a livello magari europeo per la promozione di band che suonassero più o meno in giro, in locali piuttosto che altro. Lì basterebbe soltanto avere un prodotto da far vedere, avere un nome, avere un sito internet, insomma avere un prodotto da vendere. Mi sono trovato a scrivere a questa agenzia dove io, questa band trattava temi cristiani, quindi mi hanno chiamato Christian Rock, questo tipo di filone che non so se conoscete, comunque anziché parlare come nel rock si usa, si è usato in alcuni ambiti, parlare magari di cose negative, cose relative magari a che stanno fuori fino dai canoni dell'etica e della morale, a me è piaciuto, come tante altre band a livello mondiale, anche in Italia ce ne sono 5-6 nomi, voler descrivere, voler parlare di testi, di argomenti relativi al cristianesimo. Mi sono sentito rispondere a questa agenzia, insomma, che non trattano volutamente band cristiane, quindi mi hanno cassato lì con un'email e io
non ho più risposto, però mi sono reso conto di come ci sia una sorta di, oltre alle persecuzioni che ci sono in giro per il mondo a livello sociale, a livello umano, anche dal punto di vista della, del come identizzare un po' la mente cristiana. Comunque, veniamo alle cose un pochino più familiari. Io, quando mi sono sposato, mia moglie aveva cominciato un percorso di fede che ora sta affrontando, sta portando avanti, secondo me. Io vengo da un percorso un pochino più lungo, già da piccolo, non tanto per i miei genitori, ma per una cosa che mi sono sempre sentito, ho sempre cercato il di più, quindi cercare di trovare il soprannaturale un po' ovunque, non magari guardando in giro se c'erano i fantasmi, ovviamente, però sentivo che c'era qualcosa in più rispetto al comune vivere. E quindi questo mio percorso lungo ho fatto in modo che, conoscendo la mia allora fidanzata, poi diventata mia moglie, mi ha permesso di testimoniare con i gesti, con le parole, con il mio modo di pensare la fede, e lei piano piano l'ha abbracciata e ora siamo entrambi in cammino, lei un pochino più dietro, io un pochino più avanti, che cerco di spronarla, però comunque è un continuo tirarla dalla mia parte, ma non forzandola ovviamente, ma cercando un pochino di stimolarla. Questa cosa aiuta anche a stimolare me stesso, perché non è facile per me personalmente gestire la mia come parte di fede, e poi dover anche magari nei momenti, come capita, mi è capitato spesso, mi capita tuttora, nei momenti un pochino più di calo, di eredità, dover trasmettere qualcosa magari alla persona con la quale stai condividendo. E nonostante ciò, comunque riusciamo, con alti e bassi, a portare mano a mano la fede in tutte quelle che sono le parti, cioè, della vita quotidiana. Per quanto riguarda la Quaresima, stavo facendo una valutazione relativa magari alla discorso che diceva la penitenza prima, no? Io la penitenza sono d'accordo sul fatto che non debba essere un autoflagellato, cioè non deve essere il fine la penitenza. Per alcuni, nel mio caso personalmente, io lo utilizzo come un mezzo per superare dei miei limiti. Quindi non sto, mangio il cioccolato. Però lo sto mangiando in Quaresima senza problemi. Non mi sto limitando ai dolci come magari mi è capitato negli anni passati, piuttosto che, non so, pizza o robe simili. Ma bensì mi sono prefisso, per la cosa mia personale, delle rinunce che non servono tanto a dire: ah, sono in Quaresima, non faccio queste rinunce perché sto cercando di farle tutto l'anno. Ma mi servono per rafforzare la volontà, quello che mi serve per poi arrivare allo scrigno successivo. E quello di mantenere una costanza, per esempio, sulla preghiera, sull'essere coerente su alcune mie scelte, e magari in momenti di sconforto, momenti di aridità, trovarmi a non abbattermi, magari a non cambiare strada, perché insomma cambiare strada è sempre facile, perché magari sono inclini a avere obiettivi un pochino più debolezza, diciamo così, periodi dove magari siamo un pochino più stanchi mentalmente, quindi uno dice: ma sì, lascia perdere, fa niente, dai, questa cosa non la faccio, piuttosto che oggi, ma sì, non sono stanco, la faccio la preghiera della sera, per esempio, oppure non vado a fare quell'opera, non vado ad aiutare il mio amico che mi ha chiesto, perché oggi ho le sfere che girano, insomma, diciamo così. Quindi nella Bibbia quello che ho preso è che il digiuno o la penitenza, qualunque essa sia, non deve essere, diciamo, il sostitutivo di fare del bene, per esempio, al fratello. Perché se uno deve digiunare, deve fare una penitenza e poi non parla più a un parente, oppure appena gli tagliano la strada dice delle brutte parole o altre cose,
il fatto che tu hai fatto digiuno non serve a nulla, ma questo penso che lo sappiate tutti. Quindi la cosa importante è magari, per quanto mi riguarda, cercare di dare dei buoni propositi. Io per esempio ho chiesto a mia moglie di poter fare il rosario tutte le sere in famiglia per tutta la Quaresima, perché la preghiera, oltre ad essere un modo per elevare spiritualmente la propria anima, serve anche a unire comunque la famiglia, perché se comunque non dico un sacrificio, è un impegno che ti porta via mezz'ora alla sera, ma che se si fa in due comunque unisce, a mio avviso chiaramente, unisce quella che è la coppia e i figli che vedono, anche se magari non lo fanno tutto, si addormentano sul divano, stanno lì, si fanno, per esempio c'è Mattia che è grande e ha imparato comunque a pregare, addirittura lui a volte ci interrompe perché non vuole. Vuole fare le preghiere, insomma, poi magari si fa la prima decina, però la sua divana, la russa, e sono tutti più contenti perché almeno lo mettiamo a letto. Però al di là di usarlo come un modo per, insomma, per rilassarsi, serve anche, secondo me, a unire. Da Alice, insomma, adesso porto, magari parlo di lei, magari non vorrebbe, però dico giusto due cosine. Nonostante il fatto che non sia di estrazione cattolica come educazione, perché fa parte di una famiglia di persone razionali, comunque sta facendo uno sforzo perché vede dalla mia parte, comunque, chiamiamola la lampada accesa, che serve comunque a lei per poter vedere le cose in una maniera differente, perché finché è cresciuta e non mi ha incontrato, ma non per merito mio, chiaramente merito di Dio che ci ha messo sulla stessa strada, lei non sapeva cosa volesse dire andare a messa a pregare, o pensava che il rosario venisse fatto solo dalle signore anziane e superstiziose che si mettessero isolate, ma non niente da fare, da una sola domenica a messa perché facevano le abitudini. Poi magari ci sono anche, però lo stereotipo visto appunto dall'esterno, da una persona che non conosce proprio questo, il compito di ciascuno di noi penso che sia proprio quello di mostrarsi per com'è veramente cristiano, quindi innanzitutto avere in famiglia un fervore, una lampada accesa che funziona. I figli, anche se insomma io non forzo nessuno, cioè non ho mai forzato lei, non ho mai forzato neanche esempio Mattia, però vedendo per imitazione, comunque assimilando lentamente, una persona con i propri ritmi può entrare in una dimensione che magari prima non aveva minimamente considerato. Quindi nulla, insomma, sono i punti che mi sono scritto. Però se avete domande, suggerimenti. Tanto grazie a Daniele che ha aperto un po' questo momento di condivisione. Io chiedo magari da Luigi se vieni vicino, perché è così è possibile. No. E adesso lascerei un po' anche la possibilità ad altri, così mettere un po' a fattor comune, condividere così quello che abbiamo riflettuto insieme o in coppia. Quindi io ho il microfono, basta che mi alzate la manina e possiamo anche. Ti hai bisogno, aiuto i fratelli. Ne ho 10 e poi l'11esimo come faccio? Come si può superare questo fatto? Perché può darsi a dire che ma c'è l'arrivo l'11esimo, io cosa faccio nel momento che c'è l'11esimo? Bel problema, è un bel problema. Io lo so. Anch'io non lo so. Volevo proprio sapere come si fa. Chiedi a Dio che aiuta l'arrivo l'11esimo. Sì, senza relazione. Io sono d'accordo con come si chiama? Anch'io intendevo il numero. E reindicare la disponibilità, la tendenza del cuore, capito? Cioè, sono quelli che comunque hanno la manina corta e si vede lontano un chilometro da come camminano. Cioè, metà della gente vive col filo spinato attorno, tutti avvicini e non ti fanno entrare neanche in anticamera, ma non si accorgono, è proprio una roba fatta così. Sono altri invece che hanno il filo spinato, ecco, il cristiano
se scopre, perché sono fatti di natura, non è che uno, se scopre di avere il filo spinato, deve trovare il modo di tagliarlo, perché non va mica bene. Invece ci sono molti vegetali che non ce l'hanno e sono invitati a costruirlo, perché sono nutriti di diffidenza. Non voglio fare discorsi troppo specifici, se no mi picchiate, però dopo si va a finire a discutere di cose che bisognerebbe discutere anche di quello, perché l'opinione pubblica dei cristiani è veramente, sai, finché parliamo di preghiera dovremmo essere d'accordo tutti, ma già lì c'è chi prega in un modo e chi prega in un altro. Se poi andiamo sui problemi grossi sul tappeto, per esempio gli immigrati, io sento di quelle cose in questo periodo che mi sbattete, ma io sono sicuro che metà della gente che viene in chiesa la domenica la pensa esattamente così. Questa è una cosa, è l'unico motivo per cui io direi non vi do il segno della pace, dopo glielo do lo stesso, però vuol dire quante cose, ma su quelle robe lì, perché noi dobbiamo sapere che c'è un modo solo per andare all'inferno, è faticosissimo andare all'inferno, difficilissimo, perché devi fino all'ultimo, davanti all'evidenza, cosa che noi non abbiamo adesso l'evidenza, ma un giorno ce l'avremo, davanti all'evidenza dire no, questo qui non è mio fratello. Se tu insisti, insisti, no, 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 non è mio fratello, Padre Eterno non sa cosa faccio, e dice, beh, allora, vai là, difficile. Ma vedere della gente che non riconosce la fraternità dovrebbe essere la cosa che ci dà più fastidio. Dopo è chiaro che non è che poi bisogna stare molto attenti, bisogna anche essere attrezzati. Adesso non voglio raccontare fatti personali, però fammi capire come a volte uno è ingenuo, crede di fare chissà qui. Lui è un tesoro, ma delle cose che ha detto cinque volte la parola volontà. Io la odio quella parola lì, non perché bisogna avere volontà, ma perché è introdotto nella vita spirituale, fa venire il tumore della vita spirituale che è il volontarismo, che sono quelli che ti dicono, tu anche se non sei convinto, comportati come se lo fossi, eppure ti dagli età e ti convinci. È esattamente una prospettiva cristiana senza grazia di Dio, capito? E quindi la vita cristiana è una vita di ascesi, di salita sulla montagna, che è un'immagine classica della vita spirituale. Io invece preferisco pensare alla vita cristiana come un fiume dove tu sei lì tranquillo, fai il morto, non è facilissimo, e lui ti porta. L'unica cosa che devi fare è di non essere attratto troppo dalla riva, perché lo spirito ti conduce. La differenza tra il fiume e la montagna è che il fiume sei avvolto dalla grazia, la montagna è una sfida. Gesù è nato e dai che ce la fai, ma lui non ti porta in braccio, io non ce la faccio. La strada, perché voi non ce la fate, è troppo comodo per voi, ma la strada di maggioranza della gente non ce la fa, perché vuole essere portato in braccio. Noi non possiamo, non accetto questa cosa, chiudere la parentesi, la volontà, ma tu non volevi dire quella roba lì, no, dentro una cosa bella. No, un episodietto scemo della carità, mi ricordo come in un inverno, 5-6 anni fa, nevicava di brutto, io abito in centro a Milano, piazza Borromeo, proprio io e i portinari, perché il resto sono tutti uffici, e c'era tanta neve, e in un affratto di una banca c'era una, noi la chiameremo una bambola, che dormiva lì, centro di Milano è pieno di gente che dorme per strada, no? E io una volta, due, vedo lì, tutta la neve, no? Se tu sei un uomo serio devi fare qualcosa. Io vado in casa, prendo delle coperte, quelle che mi sono rimaste, mi ho pesato io un po', vado lì per tagliare le coperte e dice no, non ne voglio. E io ritorno in casa. Arrivato sul portone di San Diego, forse lei voleva che io le invitasse a venire in casa mia, ma figurati se le viene. Ma dopo vengo quei momenti di crisi di coscienza, io sono tornato indietro, tanto mi dice di no. Giusto mi aveva detto di sì. Allora mi tornato lì, io avevo detto di mia mamma che era vuoto, e mia mamma era morta, e l'ho tenuta lì in casa un po', matta come un cavallo, ma proprio matta, poverina, perché oltre ad essere barbona, e io pensi ho portato il tè, non lo volevo bere il caffè, io ho il caffè, poi avevo un gatto, e lei non voleva vedere il gatto, io mi riesco adesso sul col mio gatto, mi dava un po' fastidio, insomma, morale voleva la radio, gli ho messo lì la radio che non funzionava, però ha fatto rumore, era tutta accesa tutta notte con questo rumore, morale della favola. Io dopo 3 giorni, 4 giorni non ce l'ho fatto più, ma sapete perché? Era una roba umiliante e triste per l'odore. Io ancora adesso ne parlo,
me lo sento nel naso, una roba incredibile, non per la sporcizia, io metto, mi posso lavare i capelli, il filo aperto, non vi dico, ma lasciato un... Poi siccome veniva la donna a fare i mestieri, mi vergognavo a far vedere, cosa ho pulito tutto bene io, ma non mi ha dato fastidio all'odore, una cosa insopportabile. Allora telefono alla Caritas e dico, cos'è che devo fare? Loro mi hanno detto, c'è, a Milano c'è un gruppo, tra l'altro, di, tenuto da un ragazzo che conosci bene anche tu, si chiama Gelo, non so se te lo ricordi, che allora lavorava alla Caritas e aveva, c'erano 155 Milano barboni che vivono sistematicamente per strada, e c'è un gruppo che gira di notte ad aiutarli. E mi ha spiegato che l'odore non è perché sono sporchi, ma perché non cambiano mai i vestiti ed è fatto apposta per tenere lontano la gente, perché loro vogliono vivere così. E che a Milano se c'è una cosa che non manca è per andare a dormire, quindi io a portarla a casa mia ho sbagliato, non dovevo farlo, e ho capito che se io volevo fare quel tipo di vita lì devo fare tutta un'altra vita, non ho più invitato nessuno a dormire a casa mia, perché ci vuole non solo una, non dico generosità, perché lì non so, ho pensato un po' alla mia mamma perché la vecchietta, ho pensato che una vecchietta vestita sotto la neve, ma in realtà sbagliato perché non devi teorizzare che devi far di tutto, ad esempio è stupido ma non rende l'idea, e la cosa che mi sono sentito proprio un cretino è che proprio io non ce l'ho fatta per l'odore, io non riuscirei a fare quella vita lì, io conosco dei preti che hanno voglia di farlo, qualcuno che lo fa, io non sono capace, non c'è niente da fare. A questo punto però, dopo un primo momento che mi sono sentito un po' in colpa, mi dico, in giro parlando, Gesù, Gesù, quello era Gesù, e io non sei stato capace. E dico, io però caramente non ce la faccio. Però ho avuto delle piccole soddisfazioni, perché lei che faceva dei disegni bellissimi, tutti i giorni, da quel giorno, mi metteva nella buca delle lettere un disegno fatto da lei. Allora io gli ho comprato delle cartoline che lei copiava, e poi dei disegnini, però non c'era verso, lei stava lì, non andava a dormire, insomma. Poi poi dalla casa mi ha detto, siccome avevo confidenza, se io mi impegnavo la sera, una volta alla settimana, a dire le medicine, proprio perché ero un po' fuori di testa. Dico, ma se mi prendeva, è sparita, perché la banca, visto che lei lasciava un po' sporco, adesso è inferiata, per cui non ho potuto più. Mi è arrivata dopo tre anni, una lettera da Fondi, questa era di Fondi, sgrammaticato, non so come ha fatto ricordarsi il mio indirizzo, dicendo che l'avevano ricoverata in questo istituto e andare a prenderla perché era in prigione, lei non voleva fare quella vita lì, che non ne poteva più, che non era giusto, che la costringevano a vivere in un modo diverso, non è che si esprimesse così, ma il senso era quello, per cui è stato un piccolo apertura da niente, che poi non sono capace di fare niente, per dare l'idea che il discorso dell'undicesimo è il discorso della tendenza del tuo cuore. Insomma, quando Gesù nel Vangelo dice, tu quello che diceva lui, quando Gesù nel Vangelo dice, se uno ti è antipatico ti chiede di camminare per te un miglio, tu fanne due. Allora che non sei mica capace, perché devi andare a cercare la messa, perché devi fare. Io ero sempre ritardo dappertutto. Io dalla portineria della cattolica arrivavo in ufficio dei giorni che si metto tre quarti d'ora, c'era la gente che aspetta. Però mi vogliamo bene, non si lamenta finché alla fine mi butterà giù dalla finestra, ma non puoi non fermarti, li conosci, capito? Io penso un prete in parrocchia, cioè un minimo devi girare in un mese, uno al giorno tutti parte alla parrocchia, sta lì, contando, perché è questa la cosa, nel mio piccolo tutti parte al centro di Milano, li ho girati tutti, perché sono lì. Cioè, tendenzialmente, capito, è l'apertura del cuore, cioè, l'idea di riuscire, voi siete bravi, potete già cominciare da domani mattina, quando parli con uno, a lasciargli questa impressione che tu avresti tutto il tempo che vuoi, capito? Invece a volte hai l'impressione che vuoi chiudere, già che io sono un chiacchierone, questo l'avete capito, non chiudo mai, ma cioè, uno deve sentirsi accolto, non costa niente. In questa maniera qui, insomma, bisogna che, non ricordo più come si chiama, Daniele, visto che ha fatto un corso di avanzare con me, il matrimonio quasi indissolubile, il codice dicevo, tendenzialmente indissolubile, tendenzialmente poi vedremo un po' cosa succede. No, ma è la
cosa che secondo me è importante è che alla fine tu un giorno qualsiasi ti comporti in una certa maniera e qualcuno vedi che dice sì, io non capisco, o sei matto ma ti è capitato qualcosa. Se noi riusciamo a fare saltare fuori questa domanda qui, a quel punto lì si può ragionare di Vangelo. Ma finché non riusciamo a suscitare questo tipo di domanda, qualsiasi parola detta sul Vangelo alla gente suona vecchia, strana, capito? Oppure si finisce dentro in quelle cose per le quali io ho una tendenziale diffidenza, che rasentano, non dico la superstizione, ma sempre per benedetto volontarismo. Sono le chiese dei fans, cioè la chiesa siete voi, normale, voi siete tutti normali, non mi sembra gente. È la chiesa normale, invece c'è la gente che fa del papa, cioè ma una cosa insopportabile, rasenta l'eresia, io mi vergogno, solo sentire quella roba lì mi vengono i nervi, capito? Perché non esiste, la chiesa è quell'insieme grande, dove c'è dentro di tutto, capito? È la messa della domenica, forse perché io non celebro mai la messa domenica, oggi non celebrano, ma io la faccio per piccoli gruppi, che non in serie sempre la messa, se lo stanno in preti in giro mi uccidono perché dicono con tutta la fatica che facciamo, ma la messa è quella lì, capito? La chiesa è quella lì, quando si sente appunto il sussurro dei angeli e il coro dei martiri che cantano. E invece quella chiesa lì non mi piace, non mi faccio una io. E i gruppi, tutte queste cose, compreso il vostro, compreso questi aspetti della parola. Come la bicicletta, si capisce lontano di notte quelli che sono maniacali che continuano a lucidare la bicicletta e non pedalano mai, ma è diventata un'altra parte, cioè guarda lì la chiesa, è uno strumento, quindi tutte le cose che si fanno devono essere biciclette. Io non so se passa, soprattutto ai giovani, questa cosa, adesso non voglio tirarli in lungo perché è giusto che parliate voi, se volete che io smetto parlate voi, se no c'è che tocca. Provo a dire anche qualcosa. No, l'intervento di Don Carli mi è piaciuto molto, ma mi ha lasciato con il cervello vuoto, perché ho iniziato a chiedermi il significato di indifferenza, il significato di riposo, il significato di preghiera e poi soprattutto come io sono inserita nel sistema, no? In questa struttura che dice dell'indifferenza. Ma noi siamo dentro in tante strutture, cioè la struttura del lavoro, ma anche la struttura stessa della Chiesa che lei ha citato. Caspita, ma ci vuole la rivoluzione, cioè vuol dire che anch'io, anche noi, ma in famiglia, nella coppia, dobbiamo proprio cambiare modo di guardare la nostra vita, modo di intendere i valori con cui siamo cresciuti, no? Perché lei sta dicendo, allora non vale più in questo sistema, non vale più accogliere le persone in un certo modo perché i tempi sono cambiati e sono cambiati anche i modi di intendere la vita, i modi di intendere la comunicazione, la relazione. Noi che abbiamo tre figli adolescenti ne sappiamo qualcosa, cioè in casa comunicano molto poco, comunicano molto di più con l'esterno e comunicano in un modo che non è più il nostro. Quindi niente, mi sono proprio persa. Io due cose che mi hanno colpito, che perlomeno mi hanno suscitato un po' quello che diceva Luigi. La prima era questa, cioè partire proprio da questo egoismo, da questa indifferenza globale. Mi facevo il pensiero come invece noi abbiamo la possibilità di vivere l'esperienza contraria. Cioè proprio nell'amore di coppia invece è esatto il contrario, cioè non c'è l'indifferenza, c'è proprio la dedizione, il dedicarsi l'uno all'altro, no? E quindi questo dicevo, caspita, che cosa preziosa da tenere presente, e mi chiedo se questo può essere anche un po' una chiave di volta, no? Per poter scardinare un po' questa indifferenza, probabilmente sì. L'altra cosa era questa. Me lo sto ritrovando e in più occasioni mi ha colpito molto questo discorso della gioia che fa il Papa. Noi ce ne abbiamo riflettuto anche proprio al primo incontro che abbiamo fatto quest'anno con il gruppo famiglie, proprio riprendendo l'Evangelio Gaudium, proprio
le prime parole, gli dicevo, almeno gli dicevo, è sconvolgente che il Papa che sta tracciando le linee della Chiesa futura come prima cosa ti dica: ma tu il Vangelo della gioia l'hai ben presente, cioè ti ricordi che tu sei stato salvato, quindi questo è quello che poi tu devi andare a dire, no? Il Vangelo della gioia. E così anche in queste occasioni di altre provocazioni, momenti che abbiamo avuto, mi veniva proprio di chiedere, anche perché siamo andati venerdì sera in un altro gruppo parrocchiale, la nostra seconda lettura del matrimonio era proprio questo: ricorda il cammino che ti ha fatto fare nel deserto, ricorda da dove vieni, no? E arrivi qui. E allora davvero sto recuperando, e per me è anche uno dei cammini di questa Quaresima, dove Dio mi ha salvato nella mia vita. E questa cosa qui la sto percependo davvero vera, cioè non è banale, no, credo, tornare indietro nella nostra storia della salvezza, mia di Roberto e Laura, quali sono i momenti, cioè proprio l'ora, il momento preciso, il fatto concreto in cui ho avuto questa sensazione di salvezza, e quindi da lì nasce poi questa gioia che probabilmente è il Vangelo della mia famiglia, il Vangelo della famiglia, ed è quello che mi è chiesto poi di testimoniare, di partire da lì. Quindi queste due cose così le condivido e le porto. Quando sono le 6, no, volevo dire una cosa velocissima sul discorso del vuoto. Vediamo se con un'immagine si riesce. Tutto quello che noi abbiamo detto, che abbiamo imparato, va bene tutto. Io non immagino che ci abbiano insegnato delle cose sbagliate. Però prendete una clessidra, si è svuotata, bisogna girarla. Semplicemente cambiare stile. Noi abbiamo abitato per anni nelle palafitte o in un castello, adesso ci sono solo container e bene, ci trasferiamo nel container. Diventiamo diversi, ma i valori sono tali quali, peccato è peccato, bene è bene, l'amore di Gesù è l'amore di Gesù, però complessivamente lo stile è un altro. Perché? È obbligatorio? No. Uno può andare avanti tutta la vita a fare come gli hanno insegnato, e questo è il bello del cristianesimo. Ma in paradiso una carrozza trainata da 12 cavalli bianchi. Però se si accorge che gli altri non salgono sulla sua carrozza, o lo fa fare qualcun altro, o gli usa un altro strumento. La reazione molto spesso è di prendere gli altri affustati perché non salgono sulla tua carrozza. Tu sei solo una carrozza. Il tuo cristianesimo è una delle forme, degli stili del cristianesimo possibile. Il contenuto non cambia perché è Gesù, però è diverso, è veramente molto diverso. Se non si entra in questa larghezza di spirito, se non si ha il coraggio di girare la clessidra, ti senti vuoto, perché hai l'impressione che tu abbia sbagliato qualcosa. Non hai sbagliato niente. Hai pronunciato delle cose idee, bellissime. Se ti trovi con gente che non parla quella lingua lì, cosa fai? Devo rinunciare a tutto il mondo e dire queste cose in un'altra lingua. Ma non la so. Se riesci a impararla, bene, se non vai avanti tranquillo con la tua lingua che non succede niente. Però se hai responsabilità verso gli altri, se vuoi testimoniare la fede, devi imparare la lingua. I missionari lo sanno bene. Vanno lì convinti di convertire, per i primi 5 anni non fanno niente. Se loro devono fare niente, imparano la lingua. Quei bimbi, per 5 anni, devi fare niente, devi imparare la sua lingua. Magari qualche parola ogni tanto la puoi dire. Comunque non arrabbiate se ne sembra. Ma la tua è più bella, potresti dire sì, ciascuno di noi non sta rendendo la più bella. Ma il problema è di chiederci cosa voglio fare nella mia lingua. Voglio continuare a comunicare, visto che sono stato amato, devo dire l'amore. Se me l'hanno insegnato in una lingua e ripeto quelle parole lì e gli altri si stufano, non capiscono quello che lei diceva, è fondamentale rispetto ai bimbi,
freddo, però voi che siete dentro le cose della famiglia, guardate che antropologicamente, così è una parola difficile, antropologicamente negli ultimi 20 anni c'è stata una mutazione radicale che ci ha spiazzato tutti. Pensate cosa vuol dire dal punto di vista culturale aver introdotto la teoria del gender, per esempio. È tutta un'altra roba, per cui non è questione del maschio e della femmina, tu ti orienti così, sei mesi in un modo, sei mesi in un altro. Non so se è un giorno a Milano, c'è il papà e la mamma quando si fa la richiesta da scuola, c'è il genitore numero uno e il genitore numero due, capito? Perché se mica che dopo il bambino si è orientato, è arrivata una circolare in cui non bisogna più raccontare la vicenda della bella addormentata nel bosco baciata dal principe. Chi ha detto che era una bella addormentata? Potrebbe essere anche un bello addormentato. Se tu dai l'idea che c'è di condizioni, in Svezia negli asili non usano maschile e femminile, hanno inventato il neutro, poi a 18 anni uno decide, voi capite questa roba qui, io credo che sia talmente strampalata che fra 30 anni faranno un'ebriaca e poi crollerà da sola. Però tu puoi parlare finché vuoi, se usano quel linguaggio lì, tu non l'hai assimilato, non per dire le stesse cose, ma mi fai capire che tu stai dicendo un'altra cosa. Non so, quindi non vuoto, io non direi vuoto. Molta fiducia invece, basta girare la piscina, la sabbia è sempre quella, è venuta giù tutta, facciamo così, capito? Una cosa semplice, non è così difficile. Basta avere un po' di cuore, un po' di amore, un po' di umiltà, forse è la cosa che ho dimenticato di dire. Noi dobbiamo fare dei bagni di umiltà, perché avere dei bagni di umiltà, perché Dio agli umili fa grazia, e superbi invece guarda da lontano e dice no, quindi essere molto umili, la Chiesa umile, umile, che non ha da insegnare non perché non ha la verità, ma è talmente tranquilla con la sua verità che non la vuole imporre a nessuno, tanto, perché è umile. E soprattutto perché ogni giorno ringrazia di averla ricevuta, quindi non è uno sbaglio. Se uno lo sente nel cuore, userà delle parole. Se uno le dice queste parole ma non le sente, le userà delle altre. E la gente, tutti capiranno la differenza tra uno che parla per parlare e uno che parla perché una cosa c'è proprio dentro, lì, la considera la finale. Quindi c'erano in fondo anche degli inviti a un tipo pasquale che lui chiede. Chi di voi è stato in Terra Santa qualche volta? Nessuno? Quindi bravo. No, perché non ho portato i fogli, perché faccio gli esercizi spirituali a Gerusalemme. Stato lì 5 giorni, è una roba nuova che mi è venuta in mente, uno che non c'è mai stato lo porta lì, solo 5 giorni a Gerusalemme. Ma uno che invece è stato in Terra Santa, l'ha già vista tutta, sta lì 5 giorni a pregare a Gerusalemme, è una bella idea. Se vi interessa fatemelo sapere. Ecco, in fondo poi ci sono dei libri che sono intervenuti.